6, onorevole Lupi, sulle iniziative di competenza in relazione al progetto di fusione dei gruppi editoriali Itedi e L'Espresso. L'onorevole Maurizio Lupi ha facoltà di illustrare l'interrogazione per un minuto. Prego. Grazie signor Presidente, signora Ministro. Il nostro gruppo di Area Popolare ha voluto dedicare questa interrogazione per accendere una spia, un faro, una telecamera su un importante accordo editoriale che è stato annunciato nella settimana scorsa nel nostro Paese. È l'accordo editoriale che riguarda il gruppo Itedi, il gruppo La Stampa e il gruppo L'Espresso. È un accordo editoriale che porterà oggettivamente a una forte concentrazione tra non solo le testate quotidiane, ma anche testate di altri multimediali, ed è un accordo editoriale su cui evidentemente si dovrà pronunciare le autorità competenti, la GCOM e l'antitrust. Sappiamo benissimo che il governo può svolgere solo una funzione di monitoraggio riguardo a questo ed è quello che noi chiediamo al governo, perché non passi, e concludo nella domanda, non passi sotto silenzio, non passi sotto il silenzio assordante le possibili ovviamente tra virgolette minacce al pluralismo culturale che è quello a cui noi tutti teniamo nel nostro Paese. La ringrazio, Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti col Parlamento, onorevole Maria Elena Boschi. Prego. Grazie Presidente. Sì, come ha ricordato anche l'onorevole Lupi, è stata annunciata un'operazione di fusione che dovrebbe avvenire nel giro di pochi mesi, che porterebbe i Tedi e il gruppo L'Espresso a creare un gruppo che raccoglierebbe 3 quotidiani nazionali, 17 quotidiani locali, 2 concessionarie pubblicitarie e diverse emittenti radiofoniche. Quindi un gruppo editoriale che in qualche modo raccoglierebbe circa 5,8 milioni di lettori e oltre 2 milioni e mezzo di utenti unici dei siti web. Quindi sicuramente un gruppo di grande rilevanza. Come ha sottolineato anche l'onorevole interrogante, il governo non ha poteri di intervento diretto sull'operazione, ma sicuramente seguirà con attenzione l'evolversi di questa possibile operazione di fusione, che sarà invece sottoposta al vaglio, come già ricordato, delle autorità indipendenti, dell'antitrust e della GCOM segnatamente, ma laddove non ci fossero profili di illegittimità nell'operazione, ovviamente rientrerebbe nella libertà di iniziativa imprenditoriale e anche di informazione. Peraltro, non soltanto in Italia, ma più o meno in tutto l'Occidente, è in corso ormai un processo di aggregazione dei principali gruppi editoriali che, secondo a detta di molti osservatori, è pressoché irreversibile perché è dovuto non soltanto alla crisi economica, ma anche ad una crisi del settore dovuta anche all'introduzione di nuove metodologie di produzione e di fruizione dell'informazione. Il governo però è particolarmente attento al valore del pluralismo dell'informazione nel nostro Paese. E come è noto al Presidente Lupi, proprio di recente la Camera dei Deputati ha approvato una proposta di legge che modifica le norme a sostegno dell'editoria, cercando comunque, con ovviamente anche il sostegno e il supporto del governo, di costituire un fondo unico che in qualche modo possa individuare non soltanto dei contributi diretti, ma anche delle agevolazioni indirette, seppur concesse in modo più selettivo e più efficiente del passato, ma che possano anche sostenere delle realtà imprenditoriali, piccole e medie, delle cooperative di giornalisti, enti senza scopo di lucro e quindi salvaguardare da un lato quelle realtà imprenditoriali e quindi anche i livelli occupazionali di quel settore, ma dall'altro soprattutto salvaguardare il valore del pluralismo dell'informazione, mantenere in vita anche voci autonome, opinioni indipendenti che periodici, talvolta anche locali, strettamente legati al territorio, hanno rappresentato e tuttora rappresentano nel nostro Paese. La ringrazio. Presidente Lupi, per 2 minuti, facoltà di replicare. Grazie, signor Presidente, signor Ministro. E Ministro Boschi, ha fatto bene a ricordare da una parte, e sono contento che il governo, e ne sono sicuro, manterrà l'attenzione e il monitoraggio su questa operazione, per quanto ovviamente di sua competenza, e ha fatto bene a ricordare che già il Parlamento, solo un paio di giorni fa, si è espresso e ha votato un'importante legge sul pluralismo e il rilancio dell'informazione. Mi permetta però di ricordare esattamente allo stesso modo i dati che lei ha pronunciato e che ha ricordato, anche per chi ci ascolta. Quando si parla di 5,8 milioni di lettori, quando si parla di 3 quotidiani nazionali, quando si parla di 17 quotidiani locali, quando si dice che ci sono 2 concessionarie pubblicità,